Ciao a tutti da Fabrizio Ferri, il vostro personal trainer, ben trovati sul canale WKT Fitness TV. Oggi andiamo a fare un bel giro esplorativo all'interno di Amazon perché ho visto che alcuni modelli di bilanci che vi ho già presentato hanno fatto un upgrade. Quindi andiamoci a vedere insieme quali sono gli aggiornamenti e che tipo di differenze ho riscontrato in questi modelli. Eccoci insieme nello store. Partiamo con la bilancia Camtron perché ho visto che alcuni dei miei ragazzi e molte persone che mi seguono sul canale l'hanno acquistata, quindi mi hanno chiesto cosa ne pensi. Io ho fatto un giro sul portale, mi sono letto un po' di recensioni, ho scaricato l'app che sarebbe questa qui praticamente, molto semplice e molto similare a quella della Ampao e quella della Rempo che tra poco andremo a rivedere. Questa si chiama FitFit, è un'ottima applicazione, ci permette di vedere e di leggere tutti i dati che la bilancia riconosce. Cosa molto importante è l'accuratezza di questa strumentazione, che comunque, pur essendo un prodotto non troppo costoso, ci permette tutti i valori resi quasi, diciamo, a livello di una bilancia molto più economicamente impegnativa e molto più performante da un punto di vista di prestazioni. Perciò spendere 35,99 euro in questo momento in offerta su Amazon potrebbe essere un'ottima scelta per chi non vuole diciamo così, dissanguarsi per acquistare una bilancia in impedenziometrica, e potrebbe essere sicuramente un buonissimo compromesso tra questo ed un prodotto di bassa fascia. Qui parliamo già di un prodotto di media fascia e quindi per chi diciamo, non ha altissime pretese è già sufficiente questo tipo di attrezzo. Ovviamente per chi è agonista la bilancia Camtron o comunque Rempo o Renfo, chiamatela un po' come volete, e tutte queste altre bilance a 35-40 euro, ma addirittura anche quelle da 200 euro non sono al top di gamma per le prestazioni, per le proprie necessità, ma qui si parla comunque di quello che è un agonista ad altissimi livelli. Quindi, mediamente queste bilance vanno bene per tutti. Io ce l'ho a casa e ne uso costantemente anche in palestra. Ho la Tanita per i miei allievi, che è un gradino più alto, diciamo che è quel tramite tra la bilancia di fascia media e la bilancia di fascia altissima, ovvero la bilancia, o meglio la bioimpedenziometria, quindi la BIA che si usa da un punto di vista professionale, che mediamente va dai 400 ai 1000-1200 euro. Vi dico la verità, lo scarto è talmente poco fra i 400 e i 1000 che giusto i più raffinati sanno apprezzare la differenza. Per avere dei valori tutti i giorni sotto controllo, sicuramente spendere già 40-50 euro per uso domestico è un compromesso eccezionale. Adesso vi mostro e vediamo insieme la nuova Rempo. Con Renfo, questo è il livello avanzato rispetto all'altra. Infatti costa 40 euro, è molto, diciamo, è molto leggermente più precisa, in quanto anche l'altra io ce l'ho a casa, mi ci trovo abbastanza bene. Ci permette di visionare gli stessi valori dell'altra. Dicono, ho visto recensioni molto positive, infatti qui ha quasi 5 stelle su Amazon su 529 acquisti, quindi di sicuro è un prodotto che non ci lascerà insoddisfatti. Ma andiamo a vedere. Ovviamente di ogni bilancia troverete il link in descrizione. Andiamoci a vedere per concludere il video l'aggiornamento invece della BC545 Tanita, quella che ho io, e vediamoci questa qua, BC602, sempre Tanita. L'utilizzo è il medesimo delle altre, quindi ci si fa solo questa anche l'impugnatura per le mani, in modo tale che il completamento della misurazione è totale su tutto il corpo. L'apparecchio ovviamente non è lontanamente paragonabile a una Renfo o ad una Camtron piuttosto che una Ampao. Questo è un prodotto di altissimo livello, ha 3 anni di garanzia, ha comunque la possibilità di inserire, non ha un'app dedicata, purtroppo questa è un po' una limitazione, però ha la possibilità di inserire e andare sul sito con i dati della pennetta e poterci scaricare tutte le varie informazioni. Questo è proprio il supporto per la micro SD che ci permette di avere tutto aggiornato, riconosce sempre quattro persone, quindi magari in famiglia le quattro persone della famiglia. A differenza delle altre, qui andiamo a alzare appunto l'asticella, ha una percentuale di performance quasi sul millesimo di grammo, detta un po' forzata. Misura il corpo sui 50 grammi, riesce a sezionare arto per arto
tutto il nostro corpo da un punto di vista della massa grassa e della massa muscolare. Ovviamente è più precisa per quello che riguarda il calcolo del metabolismo basale, che poi vi parlerò nel prossimo video, perciò andate a vedere come misurare il consumo giornaliero per ognuno di voi. Vi spiegherò tramite due semplici attrezzi come farlo: la bilancia pesa persone e un activity tracker sempre attivo, in modo tale da capire quanto realmente consumiamo durante una giornata media. Parliamo sempre di una media, cioè non si può mai dire la giornata più o meno, facciamo sempre una stima, due o tre valutazioni per capire quanto consumiamo giornalmente. Ma allora finiamo questo video perché è comunque interessante capire dove Danita diciamo, ti fa fare il salto di qualità, a differenza delle altre, appunto avendo l'impugnatura e avendo calcoli molto più precisi, ci permette di avere informazioni dettagliate, come ad esempio la massa grassa, il peso delle ossa e l'età metabolica, tutto quello che la bilancia ci deve dire, Tanita ce lo dice senz'altro in maniera più accurata e precisa. Il mio consiglio è non gettare soldi alle ortiche, capire quale al momento può essere il prodotto più utile al nostro scopo. Io vi consiglio, se siete principianti, di acquistare una tradizionale Empao piuttosto che una Renfo, piuttosto che una Camtron, che sono prodotti eccezionali, spendendo quei 30-40 euro. Comunque, per mantenersi su una fascia media, evitiamo Leica, che ha grande pubblicità, però purtroppo ho visto anche diciamo, parlando con alcuni miei allievi, è meno precisa rispetto a queste che hanno meno fama nazionale. E ovviamente, per chi è amante del top in ogni cosa che fa, acquistare Tanita è sicuramente la mossa giusta da fare. Detto questo, andate di corsa a cliccare sul link che preferite e ci vediamo presto su VKT Fitness TV. Il vostro coach è ancora qua, Fabrizio Ferri. Buon fitness a tutti. A presto per i 1000 iscritti su WKT Fitness TV. Grazie a tutti voi.